Benvenuti in un altro video di Vale Chef. Oggi mi trovo a Como, una bellissima città sul lago, e dopo aver fatto una bella passeggiata mi è venuta in mente una ricettina che vi devo assolutamente far vedere: un risottino con pesce persico, davvero una bontà. Ora andiamo a vedere tutti gli ingredienti, ma prima sigla! Eccomi arrivata a casa con il saccone della spesa. Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso il riso carnaroli, appunto, il nostro pesce persico già sfilettato, così siamo a posto, salvia, burro, vino per sfumare il riso. Bene, quindi adesso iniziamo. Prima mi tolgo la giacca, un secondo. Ed eccomi qua in postazione, pronta per cucinare questo risottino al pesce persico. Allora, il brodo per il risotto è già in caldo, è già fatto, è lì. Adesso ci dedichiamo alla cebolla. Non l'ho fatta cadere, sono brava. Alla cipolla, abbiamo bisogno di mezza cipolla. Io nel risottino al pesce persico ce la metto perché mi piace. Poi ci sono varie versioni, mia nonna non ce la mette, mio bisnonno sì. Io amo la cipolla, mi piace fare questo passaggio, soffritto di cipolla e poi buttarci sopra il riso. Se no si può fare a secco. A me la cipolla piace, quindi ce la metto. Però ahimè bisogna tagliarla, quindi si taglia adesso se piange. Cerchiamo di non piangere tagliando la cipolla. Iniziamo. Quindi tagliere, cipolla. Io faccio le dosi per una persona, cioè per me. Quindi me ne serve metà, anche meno. Se siete di più fate anche tutta una cipolla, vedete un po' voi, regolatevi. Quindi per me me ne basterà anche meno della metà. Quindi tagliamo. Togliamo la parte superficiale che è sporca, non va bene, diciamo, non è buona. Togliamo sto cifolino qui che... si è formata e l'ha dimenticata in frigo sta cipollina, meno male perché l'avevo dimenticata a prenderla. E niente, ora si taglia. E voilà, eccola qua. Questa è la grandezza che deve avere la nostra cipolla, né troppo sottile ma neanche pezzettoni, perché sennò poi si sentono e si vedono e va bene. Perfetto, sta registrando, ok, perfetto. Allora, per il risotto io consiglio una casseruola così, poi dovete vedere voi se siete in 5-6 persone, è troppo piccola, però... per una persona va benissimo, per 2, 3, 4 è perfetta, abbastanza dai bordi alti, belli alti, così almeno potete mescolare, fare all'onda, mantecare bene e non esce da... secondo me una padella è troppo bassa e dopo rischiate che fate casini. Almeno, ascoltate Vale Chef, sono esperienze che ho già fatto e questa è perfetta. Quindi si va, iniziamo la cottura del risotto. Iniziamo. Allora, qua accendiamo, mettiamo un fuoco medio, beh adesso alto così si scalda bene. Mettiamo una bella noce abbondante di burro. In questa ricetta ci sarà un bel po' di burro, quindi spero vi piaccia, ma il burro nei risotti secondo me è il top. Ci sta, quindi iniziamo con una nocetta, diciamo così, un quadratino bello ampietto di burro e facciamo sciogliere. Non usiamo, attenzione, non usare utensili così di metallo su casseruole in ceramica, su pentolini in ceramica, perché si rovinano.
quindi per il risotto si va sempre di mestolo di legno ed è top. Così esattamente ci buttate la cebolla. Perfetto. Perfetto, quando vedete che è traslucida la cipolla, Cameron vieni qua, non ho Cameron ma me lo invento. Ecco, quando vedete che la cipolla è esattamente così, che si fa? Ci si butta il riso carnaroli. E voilà. E fate mescolare bene, cioè e mescolate bene il tutto. Perfetto. Finché non è traslucido anche il riso e non è bello caldo. Ok. C'è già un profumo pazzesco. Insomma, quanto è buono il risotto. Cioè, qual è il vostro risotto preferito? Su Instagram ho appena fatto un risotto con pere e gorgonzola. Buonissimo. Quando vedete che il riso è traslucido, è bello caldo, adesso non si può far vedere, che si fa adesso? Si prende il vino bianco col pesce e si beve. No, scherzo. E si sfuma. Una volta che è tutto bello sfumato, si inizia la cottura del riso col brodo. A metà cottura salare e pepare il nostro risotto perché ci piace piccante, bello deciso.
ed eccomi qua con il mio risotto al pesce persico. C'è un profumo che non vi dico e non vedo l'ora di assaggiare. Prendo sia il persico che il risotto. Vado! Mamma mia, che bontà! È uno dei miei piatti preferiti lombardi. Il persico c'ha un sapore salato pazzesco che si sposa benissimo con la mantecatura del burro e del formaggio. È un piattino pazzesco, ci vuole pochissimo, avete visto, e vi dirò, ve la butto lì, potrebbe essere un'idea particolare per una cenetta romantica di San Valentino, visto che fra pochi giorni è San Valentino, quindi io ve lo straconsiglio. E niente, se vi è piaciuto questo video lascia il like e scrivi un commento, e se vuoi iscriviti al mio canale per non perdere altri video. E niente, ci vediamo alla prossima ricetta dalla vostra Vale Chef. Ciao ragazzi, un bacio, buon San Valentino, buon tutto. Io continuo a mangiare il mio risottino. Thank you.